Ciao a tutti ragazzi, io sono Alfred per Ultimate Team FIFA Italia e oggi sono qui a portarvi la player review di Kingsley Coman versione IF, giocatore che riceve un più 3 dalla carta upgrade, anche un cambio di posizione. Infatti lo troviamo come esterno destro e non più come ala sinistra, né tantomeno come attaccante come accadeva nella versione non upgrade. E lo troviamo in questa versione con appunto 82 overall, come ho detto, che non è per niente male, ma in realtà, come poi vi dirò più nel dettaglio, non sono riuscito a trovare scusate, una vera e propria posizione, perché da attaccante destro o attaccante tornante, come voi volete dirlo, a TD, insomma, non aveva molto tiro, come alla destra non stava dove doveva stare, come esterno aveva poco fisico e tutto ciò che poi vi dirò in seguito. Partiamo però subito con le statistiche in game, partendo da velocità e dribbling, che secondo me vanno a braccetto, quindi recitano insieme. Le caratteristiche sono rispettivamente di 93-82, la prima è costituita da accelerazione e velocità scatto, entrambe di valore 93, mentre nel dribbling il valore che spicca veramente è il 94 di agilità e quello 82 di controllo palla, che secondo me è molto molto di più. Il dribbling puro è solamente 80, ma come ho detto vanno a braccetto, perché è uno dei pochi giocatori su tutti FIFA, non solo su questo, che è molto molto veloce e riesce anche a tenere la palla sempre vicino ai piedi, e i dribbling che fa sono in velocità e, diciamo, sfrutta quella caratteristica per dribblare i giocatori e non lo fa solamente con il controllo palla. Per quanto riguarda invece la velocità pura, non c'è nulla da dire, uno dei giocatori più veloci che abbia mai provato. Una caratteristica purtroppo che devo inserire contro, che è legata al dribbling, sono le 3 stelle skill. Se ne avesse 4 probabilmente sarebbe molto 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 meglio. Passando al tiro, troviamo un 73 sulla carta con valori non molto alti, 68 di finalizzazione, che però per me non è un contro perché comunque i tiri li fa, e il 78 di potenza tiro, secondo me è più alto, ma quello che mi stupisce è il 76 di long shot, che secondo me è molto molto di più, perché i long shot non li sbaglia quasi mai, li segna quasi sempre e gli altri vanno sicuramente quasi sempre in porta. Come vedete dalle clip mi ha segnato un paio di gol dalla distanza, è molto facile con lui, vengono quasi naturali gli stessi tiri che magari altri giocatori sparano sulla traversa o sparano sul portiere. C'è da notare anche il 91 di effetto tra i valori del passaggio, tiri ed effetto, che però sa fare solamente col destro, perché nonostante le 3 stelle di piede debole, che comunque non sono un contro, col sinistro fatica un po'. Gli altri valori del passaggio invece sono il 71 di visione, 67 di passaggi lunghi e 79 di corti. Passiamo però alle ultime due note dolenti di Coman, che sono il fisico nella sua accezione più generale e il posizionamento. Partirei proprio dal posizionamento, giusto perché è un piccolo appunto che vorrei fare. Come ho detto all'inizio, dalla destra non sta mai dove deve stare. Ecco, Coman, nonostante i workers siano di alto basso, di normale basso scusate, sta sempre in difesa dietro la metà campo, e a meno che voi non mettiate l'istruzione di inserirsi alle spalle e di stare avanti, lo troverete sempre dietro. Proprio per questo potrebbe essere l'esterno perfetto, perché a velocità, a dribbling sta in una posizione abbastanza media, però qui entra in gioco il problema del fisico. Il problema del fisico che è evidente, come ho detto, è tale in tutte le sue accezioni, perché ha solamente un 52 di forza fisica, che come capite fa in modo che alla prima spallata voli via, un 33 di aggressività, che unito al 20 di difesa generale non farà certo di lui un giocatore che può star lì a difendere, e il 71 di stamina, che praticamente lo fa stancare al 60esimo forse. Quindi, benché sia in grado, con le caratteristiche che ha, di correre per tutta la fascia, non sa né difendere né resistere per tutta la partita. Un giocatore che comunque costa davvero tanto, 100.000 crediti circa, secondo me non ne vale la pena, anche perché ce ne sono di migliori di alternative. Quindi andiamo a riepilogare i pro e contro del giocatore. Tra i pro ho inserito la velocità, il dribbling e il long shot, mentre tra i contro le 3 stelle skill, il fisico e il posizionamento. Il voto finale che gli do è un 7,5, proprio perché, come ho detto, non è male, le caratteristiche buone le ha, però secondo me potrebbe, cioè c'è sicuramente di meglio anche a prezzi inferiori, e
Diciamo in definitiva la posizione migliore che consiglio di darvi è come vedete, avete visto dalla clip iniziale dove l'ho usato io come alla destra, magari con quelle istruzioni che ho detto all'inizio che ripeto, ovvero di rimanere in avanti e di inserirsi alle spalle in modo che può sfruttare al meglio la sua velocità e una volta arrivati sotto porta vi consiglio di non rientrare perché col sinistro non riesce a tirare a giro ma di spararla sul primo palo a giro o di piazzandola insomma oppure sul secondo palo di potenza. Quindi il video è finito, spero che vi sia piaciuto, questo era Comanif, io ero Alfred, alla prossima, ciao a tutti.